tutte ragazze, bentornati nel mio canale, sono Chris75. Allora, benvenuti ai nuovi iscritti e un grazie a chi c'è sempre. Allora, questi giorni qua ha piovuto molto e dunque giustamente non ho potuto andare a fare la spesa perché con quell'acqua. E allora ero in crisi d'astinenza, proprio stavo soffrendo proprio le pene dell'inferno da non poter spendere i miei soldi, perché giustamente io mi faccio tanta fatica proprio per spendere in spesa, però è più forte di me, la spesa è più forte di me. E niente, oggi mi sono armata che non pioveva e sono andata col mio carrello fino al Carrefour. E niente, iniziamo con le cosine che ho preso. L'avevo già registrato questo video, a proposito che ve ne dico qualcuna. L'avevo registrato, ma sul più bello mi ha suonato la sveglia, perché io alle 4 e mezza metto una sveglia, adesso sono le 4 e 37. E niente, vabbè, rifacciamo tutto quanto. Mi stava venendo anche bene. Vabbè. Scusate che bevo qua un pochettino di tosse. E voilà, bella gente. Allora, iniziamo con le cose un po' più fighette. Allora, ho preso questa felpina qui, troppo bellina, pelosa, pela, bella caldina, tutta anche dentro, così. E sono quei prodotti della Tech, del marchio Tech, che lo trovi sempre alla Carrefour. Ma è buona questa roba qua, io ho già preso diverse cosine, anche delle felpine, delle maglie, dei pantaloni, mi sono trovata bene. 13,99 euro l'ho pagata, e l'ho presa blu. Poi ho preso delle calze per Mati, 6,90 euro, Matteo c'ha il 40 di piede, e queste gli vanno perfette, sono un po' lunghe ma non troppo lunghe, boh. Poi iniziamo con le cosine, con le cosine, con le cosine. Allora, ho preso la sabbia nel gatto, questa qua, della Carrefour, sono 8 kg e costa 5 euro, 4,99 euro. Poi ho preso l'acqua minerale, giusto? L'acqua minerale sia gasata che naturale. Ho preso un pacco da 6. E un pacco da 6 naturale gasata, 1,30 euro al pacco. Poi, i croccantini per il gatto. I croccantini per il gatto, questi qua della Friskies, sono al pollo e tacchino e li ho pagati 2,99 euro. Benissimo. Giusto. I cereali fermati, che così almeno c'è la scorta, perché danno di nuovo acqua domani. Allora, questi qua 1,39. Invece questi qua della Lion 1,29. Ma questi qua gli piacciono tantissimo. L'insalata, giusto? Allora, l'insalata costava 98 al pacchetto, perché era in offerta, se no di solito viene 1,30 euro, mi sembra, e sono 200 grammi di insalata. Va giusto bene. Poi i salmini, queste salsiccettine qui per me e Mati, che magari stasera le mangiamo, le faccio bollire delle patate, e questi qua li faccio bollire a parte, una bontà. Ci piacciono, ci piacciono. Il latte per Mati, giusto? Questo qua senza lattosio, che avrei speso 2,70 euro, però mi hanno tolto 68 centesimi sulle due bottiglie perché era raddoppia la spesa. Per esempio, se prendi due prodotti di quello che ti dicono loro, il secondo lo paghi una stupidata. E dunque l'ho in tutto speso 2,02 euro per 2 litri. Benissimo. Le barchette, queste qua sono le barchette che le prendo sempre a Matti per merenda, cioè quando vado a fare la spesa, e le mangio 2 volte, le mangio a metà oggi, a metà domani. Ah, giusto, questi sono una bontà, gente, una bontà. Costano 2,44 euro, ma sono buonissimi, gente, cioè veramente. Allora, sono a diversi gusti, pepe, peperoncino, peperoni, erba cipollina, sono una bontà. Formaggio fresco con sopra, buonissimo. Uno lo può fare anche lui se vuole, però per questo ci vogliono persone molto più esperte. Poi l'intenso, 10 cialde a 99 centesimi, non l'ho mai visto, è la prima volta che lo vedo. Proviamolo, a me piace il caffè, vi dirò se è buono o no.
L'acqua frizzante pura di roccia, 31 centesimi, questa qua, 31 centesimi alla bottiglia. Poi il pane per l'integrale. Questo qua per Mati, per fargli o la merenda per scuola o quando viene a casa. 1,67 euro. Ho dimenticato la maionese. Io ho un problema con la maionese. Continuo a dimenticarla. Ah, le banane. 5 banane a 1 euro. 5. Ne ho prese un po' indietro perché ho dei kiwi che me li ha dati il mio vicino di casa che ha la pianta e allora non volevo che poi mi andassero male. Ho preso una bottiglia di Perrier per cambiare. 1,29 euro, un po' carina, vabbè, per niente, ormai l'abbiamo presa. Poi il mio latte, quello di riso, dov'è? Il mio latte di riso, il mio latte di riso costa. Costa caro questo. 2,55 euro, vabbè, mi hanno messo su 15 punti extra, però vabbè. 2,55 euro la bottiglia, carino, eh? Molto carino. Poi la mozzarella, quella senza lattosio. Questa mozzarellina qua senza lattosio che vorrei farmi l'insalata insieme. È 1,25 euro questa qua della Lucia. Sono buone queste qua. Non ti accorgi neanche che non c'è dentro il lattosio e ti viene sicuramente meno male di pancia e tutte quelle cose lì. Poi non potevo mica non prenderli, no? 2,47 euro. I cachi del signore dei cachi. Perché lui è il signore dei cachi. Bravo. Bravo signore dei cachi. Ha fatto dei cachi buoni quest'anno. Oh, poi vi faccio vedere cosa ho preso. Che mamma. Allora, io, chi mi conosce lo sa, ho una cosa spassionata per il Natale, proprio per gli addobbi natalizi. Allora, è stato l'anniversario della Kinder e cosa hanno fatto? Mi sembra i 50 anni. Hanno fatto questi qua e hanno il cosino per attaccarlo. E allora cosa ho pensato? Ne ho presi 5 oggi perché costano 1 euro l'uno. E ho detto li tengo e li mettiamo poi sull'albero io e Matteo come addobbi, ce li mangiamo poi il giorno di Natale. Ne ho presi 5, vediamo, Poi. Ah, giusto, il profumo. Questo 4,99, gli altri invece? Sì, sempre con la cipria. Ok. I sacchi dell'immondizia. Aspettate, eh. Ah, il pane, questo pane qui, 50 centesimi. 58 centesimi per l'esattezza. E c'è dentro, ne ho presi 6 panini. Poi i profumi, questi qua, ce n'erano due prezzi per quello che sto guardando. Allora c'era questo, quello da 4,49, per quello che costava qualcosina meno. Dov'è? Mamma mia. Ah, giusto. Sì, eccola qua. Allora, questa e questa, che sono quelle dell'autunno, questa. E questa era in offerta 4,25 euro, questa qua, e ne ho prese due perché ne metto un po' in tutte le tengo in casa per scorta. Poi ne ho prese invece altre tre di queste qua, in tutto ne ho prese 5, e così almeno ne ho, hanno un buon profumino, le metto in bagno e via. Poi i sacchi con l'immondizia, i sacchetti biologici, questi qua costano 3 euro, sono cari, molto cari, però sono comodi, sono troppo comodi questi qua, io non ne prendo più, avendo le borse così non hai mai sacchetti, quelli non si sa mai che magari ti servono. Ah, giusto, un duetto, questo qua, sì. 1,79 euro. Gliel'ho presi per Mati, cioè così, quello chiaro o quello alla vaniglia o alla crema o alla panna alla vaniglia, vaniglia e cioccolato o panna e cioccolato, esatto, e costano 1,79 euro. Poi ho preso questo qua della Müller,
3 euro e ce n'è dentro 4. È la prima volta, non li ho mai presi, dicono che sono buonissimi. Non so se qualcuno di voi l'ha già presi, vediamo, vediamo se sono buoni. E forse questi qua, ho detto, 1,79 euro, beh, non sono molto cari, eh? No, scusatemi, 3,09 euro, 1,79 euro era sempre l'altro. Ok. Poi il salmone norvegese, che era in offerta anche lui. 4,55 euro. 4,55 euro sono 150 grammi. Non è caro. Va bene questa cifra qua. Poi buono, questo qua è proprio buono. Il vino bianco, giusto, adesso che lo vedo. 1,45 euro sono 3 bricchetti da 250. Di solito io lo uso o per le scaloppine o per il risotto, è comodissimo perché quando lo apri almeno non ne, prima di tutto non ti rimane lì, è buono. Poi ho preso il deodorante stick, questo qua, vediamo com'è, perché andando in palestra questi sono proprio i migliori, forse, vediamo. E costa questo qua 2,49 euro. Fai presto, è 2,50 di qua, 2,50 di là, intanto. L'albume per fare i pancake, che ho comprato lo sciroppo di acero, allora 1,45 ed è 240 grammi la quantità proprio che serve per farne, mi sembra che ne vengono fuori una decina di pancake. Poi le carote julienne 1,38 euro. Ah, ok, guarda qua. Poi 1,92 queste e 1,92 queste, sempre cialde, sempre ce ne dentro 15 e 15. Questa qua è i gusti come sono, vediamo un po'. Miscela nobile, miscela dolce. Vediamo come sono, ve lo dirò poi, Quella. Questa qua ancora un po', queste due cosine qua. Esatto, le ricariche della penna, infatti, 4,49 euro. No, scusatemi, quello era il profumo sempre. Ricarica, boh, non me la ricordo queste, cioè voglio che non lo trovo. Aspettate 2 secondi, che rileggo, vedere se lo trovo subito. No. Comunque sono sui 4 euro qualcosa, sono sicura perché costano carissime. Ah, infatti, guardate qua, 4,25. Costano carissime. Poi ho preso un ammorbidente, l'ammorbidente, mi sembra che costa 1,29. Se lo vedo subito, se lo vedo. E infatti, 1,29. Questo qua, 1,29, quello della Coccolino. Sono 30 lavaggi, ha un profumo buonissimo questo qua, mi piace tantissimo questo qua. E dice che ha una formula antiodore, dovrebbe durare di più la freschezza. Comunque staremo a vedere. Questo è tutta questa robina, però vabbè c'era anche la felpina, dunque aveva un costo, i profumi, che quelli 4 euro l'uno, ne ho già presi 5. Comunque in tutto ho speso 131 euro, 131 ho speso. E niente, mi sono saliti i punti, adesso ho 3.000 punti, dunque se voglio posso già scalare 15 euro la prossima volta. Bene, buttiamoli via, non si butta via niente. E boh, adesso aspetto che arriva il Mati, così facciamo merenda, poi dopo dovrei farmi un paio di cosine, tra lavoretti dovrei stirare così ed è finita anche questa giornata. E spero che vi siete trovati bene, se vi è piaciuto questo video pollice in su. Se non vi è piaciuto, pollice in giù. Grazie. Grazie mille. Baci bacetti. Un bacione alla Mirta. Ciao.